vediamo cosa c'è questa sera in TV. Allora Sara, di cosa parliamo stasera? Carlo, stasera parliamo di elettricità. Chi o cosa è meno probabile che venga colpito da un fulmine? Un nuotatore, un albero, una mucca, un automobilista, Roy Sullivan, un parafulmine, la cima di una montagna, uno spazzacamino, un turista nel catatumbo. Tutte cose che molto probabile vengano colpite da un fulmine, tranne una. Ovviamente non dovete dire quella. Cominciamo allora da te, Teresa. Secondo me con l'albero non possiamo sbagliare. Sì, mi ricordo che in fisica abbiamo studiato il potere dispersivo delle punte. Fenomeno per cui il campo elettrico più intenso in prossimità delle superfici corregge la curvatura minore, tipo le punte. Dico albero? Sì. Albero. Un albero. Scossa? Va bene! Passiamo ora allora a Tommaso. Qual è la prima opzione? Un nuotatore. Ma sì, si sa che acqua e elettricità non vanno d'accordo. Ah sì, quindi cosa dico? Ma sì, vai con il nuotatore. Nuotatore? Scossa? Va bene! L'acqua è un ottimo conduttore di elettricità, essendo di elettrico polare. Perciò la corrente del fulmine si disperderebbe su superfici ampie, raggiungendo il nuotatore anche ad un chilometro di distanza dal punto di caduta del fulmine. Grazie alla nostra dottoressa! Andiamo avanti! Alessandro, il nostro campione! A parer mio la mucca è sicuramente una buona opzione, infatti ricordo alcune nozioni riguardo alla corrente in basso. Esatto! Infatti, il rischio maggiore non è dovuto alla folgorazione diretta, bensì al fatto che il suolo è un conduttore e quindi le cariche si distribuiscono sulla superficie a potenziale decrescente. Infatti la mucca, avendo le zampe anteriori molto distanti da quelle posteriori e poste sul terreno in punti con potenziale differente, e per la legge di Ohm, quindi si instaura una corrente che percorre il corpo della mucca. Confermo mucca? Affermativo. Una mucca. Scossa? Va bene! Continuiamo con la nostra quarta concorrente. Chi ha? Ah, Remix, cosa dico? Remix! Cosa dico? Cosa dico? Provo con automobilista? Scossa? Infatti la macchina funge da gabbia di Faraday, cioè la carica si distribuisce solo sulla superficie esterna, lasciando illeso l'automobilista al suo interno. Roy Sullivan invece? Vicenda particolare di un ranger americano che nella sua vita è sopravvissuto a ben 7 fulmini, guadagnandosi il soprannome di parafulmine umano. Il turista del catatumbo? Il catatumbo è una zona del Venezuela molto soggetta a tempeste di fulmini. Cosa? Ah, per fortuna la mia casa è una gabbia di Faraday.